i 7 pianeti del sistema TRAPPIST-1 individuati dalla NASA in una fascia che dagli scienziati viene considerata di abitabilità hanno mostrato subito la loro importanza dal punto di vista scientifico oltre che culturale. La fantasia di tanti si è accesa immaginando la vita in quei mondi lontani. In particolare, 3 di questi pianeti a 39 anni luce da noi destano interesse perché ricevono un irraggiamento dalla loro stella simile a quello che Venere, Terra e Marte ricevono dal Sole. Ma basta questo per dire che sono compatibili con la vita? E ancora, i cacciatori di esopianeti, come il telescopio spaziale Kepler ad esempio, hanno individuato almeno una 20 di nuove terre e circa 2000 pianeti fuori dal Sistema Solare. Cosa significa però che un pianeta assomiglia alla Terra? E basta questo per ipotizzare che ci siano forme di vita? Ne abbiamo parlato con Luigi Mancini, astrofisico e ricercatore dell'Università Tor Vergata di Roma. L'occasione è Pint of Science, la manifestazione internazionale in cui la scienza incontra il pubblico davanti a una birra. Quella di quest'anno è stata la 3ª edizione italiana e ha coinvolto 18 città e 60 pub in tutta la penisola. Le parole chiave per capire se un pianeta è gemello della Terra sono sostanzialmente 3: massa, raggio e densità. Ma non basta, serve anche che la stella attorno a cui orbitano sia simile al Sole e che non sia né troppo lontana né troppo vicina, pena il gelo o il caldo infernale. Si intende un pianeta che ha le caratteristiche fisiche simili a quelle della Terra, quindi massa, raggio, densità, quindi delle caratteristiche che ricordano quello della Terra. Però questi pianeti possono essere anche molto diversi dalla Terra per altri motivi, per esempio possono abitare intorno a una stella che è differente dal nostro Sole o trovarsi a una distanza molto più elevata dalla propria stella, per cui possono essere pianeti freddi oppure troppo vicino al proprio Sole essere pianeti caldi, quindi non adatti a ospitare la vita così come noi la conosciamo. Quindi dire che un pianeta è gemello della Terra di fatto non è indicativo per un'eventuale abitabilità? Sì, il vero pianeta gemello è quello che non solo ha le stesse caratteristiche fisiche, quindi massa, densità, raggio e così via, ma che deve avere anche le condizioni giuste, specialmente la temperatura è un fattore importante, perché la temperatura permette di determinare se l'acqua può esistere in forma liquida o no. Come prima, se il pianeta è troppo caldo l'acqua evapora, se invece è troppo freddo l'acqua ghiaccia. Non finisce qui. La lista di elementi necessari perché il pianeta sia ospitale si allunga e si complica perché entra in ballo anche l'atmosfera. Per studiare l'abitabilità dei pianeti essenzialmente bisogna studiarne l'atmosfera e questo è un problema molto complicato, molto difficile riuscire a determinare l'atmosfera dei pianeti perché questi pianeti noi riusciamo a individuarli tramite tecniche indirette, quindi non vediamo direttamente i pianeti ma possiamo scoprire la loro esistenza grazie ad alcune tecniche indirette. E quindi per poter determinare se un pianeta ha le condizioni giuste per poter ospitare la vita dobbiamo indagare la sua atmosfera, soprattutto se c'ha un'atmosfera. E per fare questo occorrono gli strumenti molto precisi possiamo misurare eventualmente la presenza di queste atmosfere solo in alcuni casi. Essenzialmente pianeti che orbitano intorno a stelle abbastanza vicine al nostro sistema solare, stelle abbastanza luminose. La risposta a tante domande potrebbe arrivare grazie al telescopio del futuro. Il James Webb Space Telescope della NASA, l'erede di Hubble, sarà lanciato l'anno prossimo e potrebbe aiutarci a capire meglio anche i pianeti di TRAPPIST-1. I pianeti di TRAPPIST sono veramente interessanti perché in questo sistema che è formato da ben 7 pianeti, 3 di questi pianeti hanno le condizioni giuste per poter essere potenzialmente abitabili, cioè si trovano nella giusta distanza dalla propria stella, hanno la giusta temperatura per poter avere l'acqua in forma liquida. Adesso occorre vedere se c'è un'atmosfera intorno a questi pianeti e per fare questo occorrerà aspettare un altro pochino. L'anno prossimo infatti verrà messo in orbita il James Webb Space Telescope, che è un nuovo telescopio spaziale di ultima generazione, il telescopio più ambizioso mai costruito dal genere umano, che avrà uno specchio primario di 6,5 metri. Quindi con questo strumento, con questo telescopio, sarà possibile andare a investigare, quindi andare a vedere se questi pianeti hanno o meno un'atmosfera. E se hanno questa atmosfera,
come, da quali elementi, da quali molecole è composta. Immaginate di scoprire che esiste davvero un pianeta abitabile. Cosa dovremmo fare? Innanzitutto, risolvere un problema fondamentale, arrivarci. Ad oggi, fare un viaggio interstellare non è possibile. Se ne riparla tra alcuni secoli, se saremo bravi. Per ora, gli sforzi si concentrano sul primo viaggio umano su Marte con l'idea di colonizzare il pianeta rosso. Una delle ipotesi è quella di terraformare Marte, ma anche in questo caso si tratta di processi lunghissimi. Si procede gradualmente, passo dopo passo, chi verrà dopo di noi ne coglierà i frutti. Sui pianeti del nostro sistema solare, intanto, cerchiamo forme di vita microbiche, insomma non ci aspettiamo di incontrare ET, oltre ancora non lo sappiamo. Certo, gli alieni li stiamo cercando, ma non è detto che toccherà a noi scoprirli. Il programma SETI, che ormai è in funzione da parecchi anni, che grazie a potenti radiotelescopi cerca segnali radio provenienti da altri sistemi stellari. Per adesso non ha trovato nulla, e anche se trovasse un segnale, poi sarebbe difficile poter rispondere a questo segnale, proprio perché le distanze in gioco sono tali che scambiare segnali da un pianeta a un altro a così grandi distanze risulta praticamente impossibile.